start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Pathfinder Kingmaker. Ci avevo già fatto una live quando arrivò la traduzione in italiano, che ovviamente è scaricabile cercandola su Google, lo dico subito, così non lo dico più. E dato che l'imminente uscita di Baldur's Gate 3 sta spingendo molti creatori di contenuti a fare video su Baldur's Gate, sono video che io reputo un po' fuffa perché il gioco poi verrà stravolto e quindi non ha senso, e io mi sentirei onestamente molto in colpa a fare visualizzazioni sfruttando l'hype vostro che aspettate magari Baldur's Gate 3, e non voglio fare video su Baldur's Gate dove vi leggo semplicemente quello che ho a schermo parlandovi delle classi, parlando di cose che poi cambieranno come stanno facendo tutti. Questa è una mia critica verso tutti. Quello di cui voglio parlarvi oggi, finito questo combattimento, perché mentre combattevo poi mi è venuta voglia di farlo, di farvi vedere una cosa che non si vede molto online, ma la gestione del regno. Quindi concludiamo questo combattimento molto velocemente e poi andiamo. Cercherò di essere il più possibile spoiler free. Sto usando la modalità turni da quando ho iniziato il gioco, sono più di una ventina di ore. E praticamente adesso io uso la bacchetta del dado incantato così per fare un po' prima. E una volta fatto il combattimento poi andiamo a vedere il regno, perché ovviamente è chiaro, dopo le prime 10-15 ore si acquisisce una baronia, diventiamo baroni di un territorio, è il nome Kingmaker, creeremo il nostro regno, ed è una cosa che io cercai online ma trovai solo cose in inglese, quindi insomma... Ok. Fatto questo, io adesso salverò la partita, perché poi, finito questo video, poi vado avanti esplorando questa zona. Tra l'altro no, ce ne sono altri due di là, quindi niente, come non detto, completiamo il combat. Perfetto, adesso, non mi interessa lootare nulla, qua c'è roba che abbiamo probabilmente già visto. Adesso io faccio un save, così poi me ne torno qui, e vi faccio vedere, molto velocemente, quello che è la gestione del regno. Ora, seguiamo la stradina e usciamo dalla mappa. Il regno lo prendete dopo una decina di ore o anche di più, però in realtà avete circa, mi pare, 3 mesi per completare la quest principale, quindi conquistare il regno che è in mano a un bandito. Anche il modo in cui sconfiggerete il bandito, il modo non è unico, non ce n'è uno solo, ma... ecco, ce n'è uno più facile, uno più difficile, uno vi dà più esperienza, l'altro meno, però vi consente di farlo. La cosa interessante, allora, abbiamo la nostra capitale, che è questa, Tuskdale, e noi possiamo tornarci. Quello che faremo poi nel corso dell'avventura è vagare per il mondo cercando di risolvere le varie quest che ci vengono presentate direttamente alla nostra sala del trono. E adesso, vabbè, oddio, ho sbagliato strada, blocca, perché se camminiamo troppo poi dobbiamo riposare. Allora, praticamente, vabbè, vedo se riesco a farvelo vedere già da qui. Il regno è questo. Allora, praticamente, cliccando su qua, no, dove cavolo era la gestione del regno? Non posso farla da qui, ma eppure mi sembrava si potesse fare. Comunque, vabbè, non è un gran problema, torniamo a casa. E... ok, entriamo nel luogo e possiamo andare a scegliere la taverna, la piazza principale e la sala del trono. Piazza principale possiamo andare a vedere come è evoluta la città e quando ci sono i nuovi mercanti in visita o nuovi PNG da conoscere, e quindi si fa lì. La taverna, anche lì, luogo di riposo, di dialogo con altre persone, e la sala del trono è quella dove avvengono tutti gli eventi. Voi dovete tornarci ogni tanto, magari ci sarà qualcuno che vuole un'udienza e gli dovete fare una scelta, e anche in base al vostro allineamento. Adesso c'è una scelta, siamo fortunati. Jenna, una contadina con viso inteso di lacrime, si avvicina a vostra grazia, guai a me. Ho vissuto il mio momento più buio, siete il mio ultimo speranza. Per tutti gli dei misericordiosi, non lasciatemi nel dolore. Mi chiamo Jenna Tannesen. Il nostro villaggio è a breve distanza da qui. Sono passati 2 giorni quando mio figlio Tig è scappato e da allora non l'ho più visto. Abbiamo cercato. Ok. Hai idea di dove potrebbe essere? C'è questa vecchia megera, so già dov'è perché ho visto la casa. Nella palude, lancia il malocchio. Qui le persone scompaiono spesso perché siamo ancora nuovi, noi sono i primi mesi, insomma, quindi certo che sì. Bestie selvagge, troblin, banditi e quant'altro.
Proverò a cercarlo. Effetti sulla baronia, lealtà più uno. Ok. Lei pregherà e noi abbiamo una quest in più da fare. Poi nella mappa andremo. È finita, sono finite le udienze, quindi possiamo andare a vedere Vosklen, l'ho chiamata così in onore anche di un personaggio che avevo quando giocavo al cartaceo. Una madre disperata chiede aiuto. Qua c'è quello che abbiamo fatto. La cosa interessante è che, allora, primo c'è la modalità della città, dove potete vedere tutte le statistiche con i bonus che avete in base a quello che avete, gli edifici che avete costruito che vi danno i bonus. Ma tra l'altro, entrando in città, avete modo di andare a visualizzare le strutture esistenti, quelle che sono in costruzione e le strutture che potete costruire. Queste danno dei vantaggi e compariranno graficamente poi sulla mappa. Questi sono quello che ci è costato, le statistiche del regno. Vedete che abbiamo già portato la lealtà di grado 2. Sì, poi sono meccaniche che devo ancora chiarire. La valuta è la PC, che possiamo anche comprare usando i soldi che abbiamo guadagnato nelle nostre avventure. Possiamo continuare a costruire e soprattutto la costruzione di un edificio, quale ad esempio l'erborista, mi ha consentito di invitare uno dei personaggi, che uno dei primi che ho conosciuto nel gioco, che mi ha detto: dai, posso venire da te, però dammi un laboratorio. Ok, ho fatto il laboratorio di alchimia e quindi io lì adesso all'interno della capitale posso andare a comprare pozioni. L'altra cosa è che poi nel corso dell'avventura potremo andare a comprare o almeno ad annettere ulteriori regioni. Questa la in futuro, abbiamo annesso questa e in futuro sarà possibile anche creare altre città da quello che ho visto. Altra cosa interessante sono i consiglieri, potremmo scegliere i nostri personaggi di gruppo, fare il consigliere, ci sono vari consiglieri, c'è il viceré, c'è il ciambellano, c'è il generale, che ognuno poi segue, vedete, un punteggio a livello militare, a livello economico. Questo vedete alla mia stessa foto, devozione più tale, lui si occupa di gestire la parte religiosa del regno, e mi manca ancora il tesoriere, che ovviamente non ho nessuno al momento da potergli assegnare, e questo è molto importante, devo trovarlo al più presto. Poi la gestione avviene, potete mandare avanti i giorni, ci sono gli eventi sono varie missioni che, andando ad accettarle, potete mandare un vostro personaggio a svolgerle. Abbiamo dei progetti, quindi a tempo. Io adesso sto costruendo questo tempio qui. In 11 giorni sarà pronto e aumenterà la devozione, la caratteristica devozione del territorio a più 2. Abbiamo la possibilità di scegliere un consigliere per ricercare la fonte della corruzione. Potremmo fare cose di ogni allineamento, quindi costruire un tempio o demolire un tempio già esistente, portando il nostro operato più tendente al malvagio che al buono. Abbiamo, e poi qua, vabbè, i progetti sono poi divisi tra i miglioramenti, l'economia, che non posso fare perché mi manca il consigliere del tesoro, maledizioni, altro e così via. E qua c'era la missione di reclamare i confini verdi, che erano quelli che c'erano a nord. La gestione è praticamente questa: dobbiamo costruire la città, dobbiamo vagare per la mappa conquistando vari punti che ci danno, diciamo, dell'influenza in più, delle risorse in più, e man mano che poi noi conosciamo gente, accettiamo missioni, possiamo andare noi stessi per la mappa e scoprire le cose. Questo è il regno. Poi, uscendo, possiamo andare direttamente fuori dalla mappa con il nostro gruppo, o addirittura, vabbè, all'interno del villaggio e parlare con la gente. Ci sono sempre nuovi mercanti, ci sono sempre nuove cose. Vedete, queste sono risorse che possiamo prendere spendendo dei PC. Possiamo aumentare la lealtà. In questo caso io entro qui, posso andare alla piazza principale, e la piazza principale poi ha la sua relativa mappa con le case, cosa molto bella. La gente, quando ci vede passare per strada, gli passiamo vicino, si inchinano e ci chiamano vostra grazia e così via. Noi siamo dei baroni, non dei re, ma la carica è molto riconosciuta. È venuto anche gente a sbeffeggiarmi, dirmi tutto sporco, tutto va tutto schifo. Vedete qua che sta pian piano crescendo. Tra l'altro, andando qua in alto, la cosa che ci viene detta all'inizio, adesso qua abbiamo un po' di... Vedete che gli passo vicino, loro dovrebbero in teoria salutarmi. Ossequi, sì, mi salutano.
Qua vedete ci sono mercanti, poi vengono segnalati tanti mercanti nuovi che arrivano ogni volta. Qui abbiamo possibilità di comprare roba magica. Devo trovare dov'è questo, credo. Questo qui, no, questa è una casa. Sono entrato in casa dei cittadini. Vorrei evitare. Quello che dovrebbe tecnicamente cambiare è questo aspetto qui. Qua, man mano costruiremo, ce lo presentano all'inizio del gioco, dovrebbe cambiare sempre di più e andare a riempirsi. Dovrebbe essere, come dicevo, costruibile anche altre città all'interno di altre regioni. Quello sarà poi da vedere. Non so dove è finito l'alchimista. Gli ho costruito la casa, ma non so dove è andato. Qua si può fare la conoscenza di tutti i personaggi PNG che poi ci scambieranno con noi poche frasi, ma anche andare a parlare con le persone che poi ci porteremo in party andando ad approfondire la loro conoscenza e le varie romance, qualora fossero possibili. Qua abbiamo l'accesso alla locanda, quindi vi faccio vedere anche quella, però questa a grandi linee è la gestione del regno. Bisogna sempre fare molta attenzione anche ai rapporti diplomatici con gli altri, perché gli altri ci manderanno degli emissari. Noi stessi all'inizio potremmo scegliere tra emissari, scegliendo una linea politica. Il gioco offre una libertà piuttosto buona. Questa è Jenna, la tipa del bambino che manca. Andando poi in mappa avremo modo di, vedete, se usciamo, tecnicamente dovrebbe darmi il luogo dove, io so già più o meno dov'è, dove cercare questo bambino e completare la missione, che dovrebbe essere qua. No, dov'è che era? Eccola qua, Capanna della Strega. Tra l'altro adesso trovo anche le rovine naniche, che è una cosa che devo risolvere, perché adesso, è uno spoiler minimo, nel senso non vi dice nulla della storia. Abbiamo dei problemi di. Allora, ci sono due problemi. Tra qualche mese ci sarà un'invasione di ragni, quindi dovremmo anche fortificare magari la città, insomma, ed essere forti. Ma soprattutto c'è la minaccia dei troll, che sono abbastanza impazziti. E quindi ci sono più piste. C'è la radura dei troll, si parla anche di rovine naniche, insomma. Dobbiamo un attimino indagare. Io poi adesso riprenderò la mia partita da dovero, quindi da qui, da Torri di Stagno, e qua c'erano dei troll, e vediamo un attimino come va avanti la strada qua, insomma, dovrò andare un pochino a esplorare in giro. La mappa è assolutamente enorme, perché adesso stiamo vedendo solo questa zona, ma in realtà di qua c'è un altro regno e di qua ce n'è un altro ancora, quindi bisognerà. Il gioco dura una quantità spaventosa di ore, penso correndo, sapendo già cosa fare, il gioco credo chieda almeno una settantina di ore, quindi io sono a 25 forse, quindi da fare ce n'è. Me lo gioco quando posso, quando voglio, perché comunque non è un gioco leggero, ma è un gioco in cui si combatte tanto, si amministrano le abilità e c'è anche un po' di crafting, quindi si possono craftare le varie cose. Ci sono addirittura degli artefatti che noi possiamo trovare divisi a pezzi e farli rimettere insieme da un artigiano. Ci sono scelte morali molto interessanti. Io stavo prendendo una decisione e il mio viceré mi ha detto: "Guarda, la decisione che stai prendendo, io sarei d'accordo con te, ma la legge glielo lascia fare questa cosa che stavo per fare a un tizio." E allora io ho detto: "Ok, dai, ti ascolto." E lei ha abbassato la testa, ha detto: "Lo so. Anch'io, però la legge lo consente." E lei, il mio viceré, è una bacchettona legale buona, quindi non si scappa. Se poi voi scontentate troppo, i vostri consiglieri, loro vi lasciano e dovete ottenerne un altro. Quindi, insomma, c'è una bella gestione che va un po', in modo diverso, su una linea diversa rispetto ai GDR classici. Quindi, questo era un piccolo approfondimento anche su Pathfinder. Ovviamente, se siete in attesa di Baldur's Gate, ormai manca poco, insomma, non avete tempo di giocare a questo. Però, qualora Baldur's non dovesse piacervi o voleste qualcosa di diverso, ecco, Pathfinder può essere un'ottima scelta, calcolando che è anche tradotto in italiano, grazie alla traduzione da scaricare a parte, che sembra fatta anche molto, molto bene. Con questo, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un commento qua sotto e alla prossima. Ciao ciao!